Benissimo, allora la sagra della polenta oggi a Santa Maria in Selva, in occasione del raduno delle Fiat 500, abbiamo un altro classico italiano, una meravigliosa Ferrari con il suo proprietario Rossano, che ringraziamo, farà da apripista questa macchina. Allora Rossano, che macchina è? E questa è un F430, una delle ultime che ha fatto Enzo Ferrari, poi è venuto il modello nuovo con la 458, la 458 Italia, 488, poi la Tributo. Questa macchina, questa è una macchina che col tempo ci avrà un gran valore. Peraltro stavamo ragionando prima, questa macchina è stata sviluppata nel motore insieme alla Ferrari, ovviamente anche con il contributo di Michael Schumacher. Esatto, questa qui è una macchina che, quando ha costruito questa macchina qui, è l'unica macchina vecchio tipo che ci ha messo lo zambillo Schumacher, quello che adesso purtroppo sta male per una caduta, però questa macchina qui è stata creata soprattutto con la sua intelligenza, con la sua capacità da pilota corridore, che ha fatto grande la Ferrari. Esattamente, grazie Rossano e buon giro. Grazie. Benissimo, allora abbiamo Gilberto, uno dei tanti, diciamo così, proprietari fortunati della Fiat 500. Gilberto, allora, la tua, questo bianco neve, che modello è nella fattispecie? Buongiorno, la mia è una 500D, anno 1964, l'ho acquistata un annetto e mezzo fa da un signore, mi ha detto prendila, mi ha detto che tanto ricevuto poco, l'ho presa subito. Sì, ne ha approfittato, peraltro ecco, ci sembra particolarmente ben tenuta, completamente originale, con la tappezzeria bicolore. Sì, questa qui è tenuta sempre in garage, sotto una copertina della mamma, a scacchi, e... È una bella soddisfazione. Adesso Giuseppe sta aprendo anche il motore 1964, per cui insomma una delle prime edizioni della mitica 500. Come mai hai deciso di fare questo acquisto? Insomma, ti sei indirizzato sulla 500, com'è nata l'idea? È nata perché è stata sempre una macchina piccolina, la parcheggi dove vuoi, la parcheggi, e poi il modello che ho deciso di prendere attualmente se ne trova anche pochi, se ne trova in circolazione. Sì, è vero, è piuttosto rara, perché poi degli anni successivi si trovano veramente a decine. Invece così, con questo colore, tra l'altro l'apertura, diciamo, a vento, no? Come si dice? Sì. Questo è anche una particolarità della 500, che come modelli, come ti ripeto, se ne trova pochi, perché c'è questa apertura a vento. E... Quindi 500D 1964, grazie a Gilberto, e poi faremo anche qualche ripresa da dentro, grazie. Grazie a voi. Allora, questa giovane ragazza che si chiama? Miranda, arriva con la sua 500 da Macerata, e c'è una particolarità da raccontare con Miranda, perché la sua vettura è? È del 1962, dicembre 62, però mio padre all'epoca, no, si usava di immatricolarla dopo per fargli guadagnare un anno, quindi è immatricolata gennaio 63, però è di dicembre 62. Miranda ritiene che la sua vettura sia tra le più antiche oggi in assoluto, e poi lo accerteremo. C'è un ragazzo che ha una D del 64, quindi perde contro di lei. Ho visto la targa, la mia dovrebbe essere la più vecchia, penso, se non sono arrivate altre che non ho visto. Miranda è in odore di premio speciale oggi per la vettura più antica, dopo lo accerteremo. Grazie Miranda. Grazie a voi. Siamo al momento della benedizione, Don Igino vi provvede, e siamo contenti anche del suo saluto e di una preghiera che accompagnerà la partenza e soprattutto il tragitto programmato per oggi da Santa Maria in Selva a Treia, passo di Treia e ritorno per la consumazione del pranzo e anche della polenta. Una giornata meravigliosa questa domenica, adesso assistiamo alla benedizione del nostro parroco. Eccolo qua, l'emergenza, lei come si chiama? Quante macchine può far salire sul carro attrezzi? Una sola, un carretto. Bellissimo, con un fuoristrada super attrezzato, quindi oggi siamo al sicuro. Senta, va benissimo, faccia colazione anche lei, perché deve... Tra l'altro la vedo... Stamattina, ieri sera tutta una serata movimentata, stamattina sono un po'... Adesso
si sta svolgendo la benedizione dei vari equipaggi e delle vetture. E quindi un momento particolarmente apprezzato e toccante in questa mattinata domenicale a Santa Maria in Selva insieme ai volontari che registrano l'ennesimo successo, quello del raduno delle Fiat 500, davvero molto molto partecipato. Benissimo, allora un pezzo di storia presente qui a Santa Maria in Selva insieme al proprietario e ai cari amici che hanno fatto il piacere di portare questo Landini 2530 insomma a presenziare all'ingresso di questo di questa frazione per la Sagra della Polenta. Io volevo salutare la signora Marisa che insieme a Don Igino che molto pazientemente insomma sta gestendo anche la Santa Benedizione di questo momento. Ma, proprio telegraficamente, che cosa rappresenta questo contest? Allora, questo per me è importantissimo perché siamo, cioè la 48esima Sagra della Polenta, lo sapete, la conoscete, è speciale, però questo è un pezzo della nostra storia contadina, questo è un pezzo d'epoca perché questo trattore ha 100 anni, quindi vale la pena riconoscere e sapere la storia contadina e questo ha fatto la rivoluzione perché prima si arava con i buoi e con l'aratro, ma ci voleva tempo, persone, eccetera. Dal momento che è arrivato il Landini, Giovanni Landini è stato l'ideatore di questi motori, questo è un motore a testa calda. Per velocizzare, diciamo, testa calda significa che diciamo, ci sarà qui il proprietario che ci farà la dimostrazione, scalderà la testata, la calotta che una volta si faceva con una lanterna a olio, invece adesso lo fanno con il gas, fanno più velocemente, ma una volta ci voleva un'ora per accenderlo. Quindi ci dimostrerà com'è, è un'emozione perché per chi non l'ha mai visto è un rombo un po' forte, adesso diciamo fanno con la chiavetta, fanno subito, però questa veramente è un pezzo di storia, la nostra storia, ci teniamo tantissimo perché come si dice è bello sapere, no? Tutto ciò che hanno fatto i nostri genitori e nonni, quindi questo è il pezzo più bello che vogliamo offrire a tutti voi, è un pezzo d'epoca. E io direi la parola a Don Igino per concludere anche la nostra 48esima Sagra della Polenta e così, grazie e al prossimo anno a tutti, grazie a tutti. Grazie Marisa per questa meravigliosa idea, più che bello diciamo è fondamentale ricordare quello che erano e quello che siamo quindi e dove stiamo andando. Adesso Don Igino presenzierà la benedizione. Benedici Signore questo tuo mezzo, benedici la nostra storia, il nostro presente e il nostro futuro, perché quanto abbiamo vissuto e quanto i nostri antenati ci hanno donato non sia disperso dalle nostre nuove mode che vogliono cancellare, invece possiamo solo arricchirci avendo memoria della storia passata. Benedici Signore nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. E benedizione anche a tutti voi. E grazie. C'è il fumo bianco, e lì è caldo, allora si può procedere per l'accensione. L'azienda, lo possiamo ricordare, come si chiama? Moglienetti Macchine, a Sant'Angelo in Pontano. Noi commerciamo macchine usate, tra cui siamo appassionati di questa roba qua e una volta uno, una volta un altro e siamo arrivati e ce ne abbiamo 25-30 macchine. Una cosa meravigliosa, li dobbiamo ringraziare ai ragazzi di Moglianetti di Sant'Angelo in Pontano perché hanno raccolto l'invito e hanno aiutato Marisa portando questo gioiellino che è particolarmente coreografico all'ingresso della vostra frazione. Sì, ce lo voleva proprio perché è la nostra storia e quindi ci faceva piacere raccontarla. Grazie. Non so se Marina vuole integrare con qualche saluto, va bene così Marina? Le piace il trattore Landini? Sicuramente è un pezzo raro che va fatto vedere e fatto conoscere anche la storia. Bello anche questo elemento coreografico bicolore, anche in questo caso, di questo celestino e giallo, vero? Sì, non manca il giallo della Polenta. Esatto, grazie Moglianetti, grazie a tutti voi, grazie Marisa. Grazie a te e a tutti, grazie. Stefano è partito, facciamo l'applauso, una cosa meravigliosa per Stefano, parte subito quando è caldo. Adesso sì, è partito subito quando è caldo, è perfetto. Adesso solamente che gira al contrario, bisogna
rimetterlo alla posizione giusta. Ma lo puoi fare così in diretta? È pericoloso. Ecco, stiamo cercando, vedete, di far girare questa ruota, che è una sorta di volano. Adesso io mi esprimerò in gergo atecnico, deve girare in senso orario. Ci voleva un'ora una volta, un'ora per mettere in... Eccolo qua, è l'applauso. Adesso non si ferma più. Stefano, tu, allora, va detto che tu hai una maestria, che è un'esperienza davvero importante. Sì, e a forza di starci dietro non si finisce mai di imparare. Allora, ci gustiamo anche questa foto qua in diretta dei Polentari sul magnifico Landini, testa calda, 25-30, eccoli qua tutti insieme, grande altro momento storico della 48esima edizione, grande Luigi, grande Mauro, grande Renzo. Presidente Pettinari, buonasera, a lei la chiusura, dopo tanti commenti, tante considerazioni, tanti fatti, tanti successi, siamo domenica sera, è la fine di quest'ennesima edizione. Beh, io inizierei dicendo che è il miracolo di questa parrocchia, di questa realtà, di questa comunità, che si ripete per l'ennesima volta. Naturalmente, a proposito del miracolo, c'è un mix di generosità, di umanità, di solidarietà, tutti i concetti che sembrano così quasi a livello ripetitivo, no? Sono entrati nel gergo comune, ma qui questi concetti sono entrati invece nel cuore di tutti i responsabili e coloro che partecipano, diciamo, a questo piccolo grande miracolo. Quindi onore e merito ai miei concittadini, a tutti coloro, e quasi provo emozione nel ricordare anche i loro sacrifici, la loro dedizione, il lavoro costante. E mi trovo in una posizione particolare, a pochi metri, no, da questa realtà, abito a 20 metri, ma nemmeno, e quindi posso testimoniare giorno e notte quanto lavoro, cominciando da giugno, luglio e fino poi all'inizio della sagra. Ma vorrei anche sottolineare un altro aspetto molto caro a Don Peppe, e che devo dire nella continuità più piena ha fatto proprio il nuovo parroco Don Nicino, quello, diciamo, di trasferire nell'animo delle persone la gioia e anche, diciamo, questi valori a cui il piatto di polenta, no, cerca di richiamare tutti noi. Ma per primi lo testimoniano questi amici di questo territorio, di Santa Maria in Selva. Santa Maria in Selva e Camporota sono due realtà, due comunità che vivono in simbiosi e che permettono questa situazione così entusiasmante. Lo dico ancora una volta non con enfasi, ma con pienezza e con convinzione. Io sono fortunato di abitare in una realtà, in una comunità in cui è palese che, diciamo, quello che sembra sempre più complicato, specialmente nei tempi che viviamo, cioè la capacità e la possibilità di trasferire dagli anziani, dai genitori, ai figli, diciamo, questi valori che vogliamo ricordare e riproporre attraverso, appunto, queste tradizioni nell'appieno della civiltà contadina, che significava molto, non voglio annoiare quelli che ascoltano, ma
noi che abbiamo avuto, io in particolare ad esempio anche per età, la fortuna di vivere in famiglia questi valori, ebbene tutto questo lo riproponiamo ed è bello. È bello, è qualcosa che Don Beppe voleva fortemente e da lassù sicuramente è felice, è stato felice in questi giorni e questa sera che stiamo facendo questa, diciamo, questo riassunto, questa sintesi, è con lui, il suo animo, con noi meglio, gode. Ma non c'è solo questo, c'è anche quell'aspetto particolare che voleva veicolare nel cuore degli uomini, cioè l'attenzione ai valori naturalmente di fede, ma anche a quelli a cui facevo riferimento. È promozione del territorio ed io solo sa quando c'è bisogno di rilanciare dopo il Covid, dopo tante situazioni, anche le difficoltà. Abbiamo paura di accendere il televisore per non sentire, no, tutto quello che di brutto, dalle guerre a situazioni, no, particolari, quasi disumane, no, questo, diciamo, questo apparecchio, no, il televisore appunto ci trasferisce e siamo molto, molto pesanti, molto, molto appesantiti meglio da questa situazione. Ebbene, anche questo significa. Termino una cosa che mi piace sottolineare e non lo facciamo spesso. Questa manifestazione, come tante altre che si sono verificate e si sono realizzate anche quest'anno in tutto il nostro territorio provinciale e in particolare nei nostri paesi, ebbene, sono anche all'insegna, dicevo, non solo dell'attenzione della promozione turistica, ma anche dell'ambiente, rispetto dell'ambiente. Qui si cura tutto, innanzitutto con gioia, ma cerchiamo anche di non di utilizzare tutti i prodotti locali, anche qui noi riproponiamo tutti i valori e tutte le, diciamo, quelle che sono le tipicità. Qui chi viene a Santa Maria in Selva, come in altre realtà per altre sagre, vivono, devono vivere e devono riscoprire quello che era, che per noi è scontato, cioè la genuinità. Qui mangiamo, beviamo i prodotti della nostra terra e anche questa è promozione, ma soprattutto è riportare non solo nella memoria ma noi tutti anche alla realtà. Noi siamo fortunati ancora di vivere in queste realtà, in queste situazioni, in queste comunità, ma anche, diciamo, in questi territori ancora si producono prodotti genuini. Penso all'enogastronomia, abbiamo fatto tanto con la RACI per promuovere il nostro territorio. Questa piccola, grande realtà è un'altra pillola di promozione di questi prodotti. Quindi evviva Santa Maria in Selva, evviva la sagra, ma soprattutto evviva Don Beppe e tutta questa comunità che ancora una volta si è stretta attorno, diciamo, alla memoria, al ricordo di Don Beppe, ma che continua con la vivacità e la generosità e l'attenzione del nuovo parroco Don Nicino. Ci sembra veramente che non ci sia null'altro da aggiungere. Grazie, alla prossima edizione.